comunicazione è essenzialmente il mezzo che permette, che congiunge, che permette di collegare il trasmettitore al ricevitore. Un canale ideale è quello che consideriamo noi nella pratica, nel nostro corso, ed è caratterizzato da una banda sufficientemente larga da contenere tutto lo spettro del segnale trasmesso e anche da una caratterizzazione tipo delta di Dirac, nel senso che l'uscita è una versione non distorta dell'ingresso. Quindi chiaramente il canale ritarda il segnale trasmesso, perché c'è un ritardo di propagazione, però non lo distorce troppo, né lo attenua troppo. In questo caso al ricevitore siamo ancora in grado di riconoscere il segnale trasmesso. Tuttavia nella pratica tutti i sistemi non sono ideali, ma sono reali e quindi hanno molte non idealità. Ad esempio hanno una banda finita. Non esistono canali a banda infinita. Tutti i canali nella pratica hanno un andamento di tipo passabanda, cioè lasciano passare i segnali all'interno di una certa banda e tutti quelli all'esterno di questa banda non li lasciano passare, li attenuano così tanto che voi non ricevete praticamente nulla. Sono caratterizzati da un'attenuazione che può essere anche molto forte. Sono caratterizzati da un certo livello di rumore. Il rumore è inevitabilmente presente nelle comunicazioni e posso introdurre distorsione. Andiamo a analizzare gli effetti di questi di queste quattro caratteristiche che vi ho appena elencato. Prima, la limitatezza in banda. Se il canale è limitato in banda, voi non potete trasmettere a un rate troppo elevato. Ok? D'altra parte è anche ovvio. Immaginate come la banda disponibile come un tubo. Più è larga la sezione del tubo e più il flusso di acqua che ci passa dentro può essere grande. Se la sezione del tubo è piccola, il flusso d'acqua che ci passa dentro deve essere per forza piccolo, perché altrimenti l'acqua trabocca. Immaginate il canale in frequenza uguale, nella stessa, esattamente modellato in questa maniera. Più è larga la fetta di frequenze che abbiamo a disposizione, più informazioni posso mandarci dentro, in maniera affidabile. La relazione lega, il rate che posso utilizzare alla banda è questa qui, è stata derivata da Shannon, anche questa, e dice il massimo rate a cui possiamo trasmettere in maniera affidabile su un canale gaussiano, quindi corrotto soltanto da un rumore gaussiano, con limite di potenza, cioè il trasmettitore non ha potenza infinita, perché se avesse potenza infinita chiaramente potrebbe trasmettere al tasso che vuole, e a banda limitata W. È una formula piuttosto importante, la vedrete molto spesso in futuro. Per questo già ci fa capire un importante vincolo: se la banda è limitata non posso trasmettere a un rate troppo elevato. Ma d'altra parte lo sapete anche voi, più alta la banda e più il rate, adesso si parla di comunicazione larga banda, internet a banda larga, perché? Perché più alta la banda e più è alto il rate che posso in upload e download che mi posso garantire. È interessante guardare l'andamento, vedete? È lineare con la banda e logaritmico con la potenza. In realtà non è proprio vero che è lineare con la banda, perché più è larga la banda e più è anche ampia la fetta di rumore che mi vado a prendere, perché il rumore è gaussiano a bianco, quindi è uniformemente distribuito su tutte le frequenze. Quindi più è larga la banda del segnale e più sarà ampia la potenza di rumore. E siccome questo è un rapporto segnale-rumore, al numeratore c'è la potenza trasmessa e al denominatore c'è la potenza di rumore che è proporzionale alla banda. E quindi allora l'andamento di crescita non è lineare con la banda, perché la banda sta sia qui che al denominatore qui sotto. Però è molto interessante, ci dà una mezza idea di come vanno le cose. Attenuazione. Il canale viene attenuato durante la propagazione. L'attenuazione può essere di vari tipi, in generale è esponenziale o quadratica. Per i mezzi guidati l'attenuazione è in genere esponenziale, si esprime in decibel a chilometro. Ogni chilometro di linea, quanti decibel perde? Per i mezzi non guidati invece
mezzi non guidati è l'etere essenzialmente, quando trasmettono onde elettromagnetiche nello spazio libero. La propagazione è spazio libero, le onde si distribuiscono sulla superficie della sfera, la superficie della sfera cresce come R2 e quindi a seconda della distanza il canale si attenua sempre in maniera inversamente proporzionale al quadrato della distanza, come ben sapete. Ma chiaramente se non faccio nulla, io con una certa potenza trasmessa riesco ad arrivare soltanto a una certa distanza, perché oltre quella distanza il canale attenua così tanto il segnale trasmesso che la potenza ricevuta è così piccola che è paragonabile o addirittura inferiore alla potenza di rumore. In questo caso io non riesco a capire nulla, perché il segnale ricevuto utile è più piccolo del segnale della potenza di rumore. Quindi si può arrivare soltanto fino a una certa distanza. Eppure però noi siamo in grado di trasmettere anche a distanze considerevoli. Come si fa ad arrivare a distanze maggiori di quelle che uno può raggiungere con soltanto la sola potenza trasmessa? Bene, si possono essenzialmente introdurre dei ripetitori. A intervalli regolari nella linea vengono introdotti dei ripetitori, cioè delle stazioni che ricevono il segnale e lo ritrasmettono. Rumore. Il rumore è in genere definito come qualsiasi segnale di disturbo presente nel segnale ricevuto che non fa parte del segnale trasmesso. Spesso utilizzeremo un modello di tipo additivo in cui il segnale ricevuto è il segnale trasmesso più il rumore. Ci sono vari tipi di rumore, ma sicuramente un rumore sempre presente è quello termico, cioè quello causato dal movimento casuale degli elettroni all'interno di un dispositivo ricevente. Il dispositivo ricevente è un circuito elettrico, elettronico, quindi è fatto di metallo. Ci sono elettroni liberi. Siccome quel dispositivo si trova a temperatura ambiente, l'agitazione termica di elettroni è un moto casuale di una carica, e un moto casuale di una carica è una corrente che si aggiunge al segnale di corrente o di tensione utile e lo disturba. C'è poco da fare sul rumore. Se voglio trasmettere a un certo rate in maniera affidabile, e quindi perché gli errori introdotti dal canale, e cioè dal rumore introdotto dal canale, non siano troppo pesanti, io posso o aumentare la potenza trasmessa oppure ricorrere a tecniche di codifica di canale. Distorsione è un altro effetto della limitatezza in banda. Se il canale ha una banda limitata e in quella banda la risposta in frequenza è piatta, allora il segnale trasmesso, se ha banda inferiore a quella del canale, passa inalterato attraverso il canale. Se la banda del segnale invece è più grande della banda del canale, il canale taglia quella banda, taglia il segnale a quella banda lì, e quindi tutte le componenti frequenziali all'esterno della banda passante del segnale, del canale, vengono annullate. L'effetto è che il segnale ricevuto ha uno spettro diverso da quello del segnale trasmesso e quindi risulta distorto. In realtà distorsione si hanno anche quando la banda del canale è sufficientemente ampia da contenere il segnale utile. Perché? Perché magari la risposta in frequenza non è piatta in quell'intervallo e quindi potrebbe comunque distorcere il segnale. Perché? Lo avete studiato la teoria dei segnali. Armoniche a frequenze differenti, perché ogni segnale può essere scomposto nelle sue armoniche fondamentali, la trasformata di Fourier. La serie Fourier è il segnale periodico, oppure la generalizzazione è segnali non periodici, la trasformata di Fourier. Quindi lo spettro del segnale è composto da tante armoniche. Bene, il canale potrebbe attenuare in maniera differente e ritardare in maniera differente armoniche differenti, e quindi si ha distorsione. Il segnale ricevuto è diverso da quello trasmesso, è stato distorto, modificato. Un esempio classico è quello di una banda che suona della musica. Avete tanti strumenti a frequenze differenti, ad esempio il basso, che è una frequenza bassa, il violino, che è una frequenza alta. Immaginate di trasmettere questo segnale, che è un'orchestra, la musica prodotta da questa orchestra, in un canale distorcente. Allora, alcune armoniche, ad esempio i suoni bassi, vengono attenuati in maniera differente dai suoni alti. E fin qui ci possiamo anche stare, perché semplicemente in ricezione sentiremo magari il basso ma non il violino. O sentiremo molto di più il violino che non il basso, perché il basso è stato attenuato di più del violino. Ma ancora si comprende la
melodia. Viceversa, può anche succedere che armoniche a frequenza differente vengano ritardate in maniera differente. Questo significa che il violino arriva prima del basso, e quindi una partita in una certa maniera, una musica armoniosa, arrivano uno ritardato rispetto all'altro. Il segnale è completamente distorto e non si sente neanche più la melodia di partenza. È un bel problema. Come si fa a combattere le distorsioni? Ci sono vari metodi, ma ad esempio si può mettere un equalizzatore in recensione che introduce una distorsione opposta, anzi inversa, a quella introdotta dal canale. Diamo qualche esempio di mezzi trasmissivi comunemente utilizzati nella pratica. Qui li abbiamo divisi in mezzi guidati e non guidati. Un mezzo guidato è un mezzo in cui l'onda elettromagnetica che porta il segnale viene guidato dal mezzo. Essenzialmente per guidarlo serve un cavo, infatti si chiama mezzi wireless, wired, con filo. In alternativa, i canali si possono dividere anche in... L'alternativa sono i mezzi non guidati. In questo caso la propagazione è uno spazio libero. E il canale si dice wireless. Quindi abbiamo canali wired e wireless. Nei canali guidati, quindi wired, il segnale viene confinato in un certo spazio, ad esempio in un cavo oppure da un guido d'onda. Esempi tipici sono il doppino telefonico, il cavo coassiale, la fibra ottica. Nei canali non guidati, invece wireless, il segnale si propaga in spazio libero, nell'etere. E quindi il mezzo fisico è lo spazio libero. Questo è un disegno, sempre preso dal libro, dello spettro elettromagnetico. Tutta la gamma di frequenze disponibili. Non si legge molto bene, ma spendiamo un po' di tempo a leggere per bene questo grafico. Sull'asse X c'è la frequenza dell'onda elettromagnetica che porta l'informazione. È data in scala logaritmica, quindi 1 kHz, 10 kHz, 100 kHz, 1 MHz, 10 MHz, 100 MHz, GHz, THz, 10 alla 12 e poi così via. Al di sopra invece c'è la lunghezza d'onda, che è chiaramente legata alla frequenza. Voi sapete che lunghezza d'onda e frequenza sono legate da una coefficiente di proporzionalità. Scusate ragazzi. Ok? In particolare la lunghezza d'onda è inversamente proporzionale alla frequenza. Quindi quando aumenta la frequenza diminuisce la lunghezza d'onda. E il fattore di proporzionalità è chiaramente la velocità della onda. In questo caso è un'onda elettromagnetica e si propaga alla velocità della luce. C. 3 per 10 alla 8 circa metri al secondo. Ok? Quindi chiaramente quando la frequenza aumenta, terahertz o addirittura cose in su, ancora più su, è scomodo parlare di riferirsi a quella porzione di spettro attraverso la frequenza, perché dovremmo cominciare a parlare di 10 alla 20, scusate, 10 alla 15, 10 alla 16 come frequenza, e allora si comincia a parlare di lunghezza d'onda. A questa gamma di frequenze qui, vedete, fra 10 alla 14 e 10 alla 15, corrispondono lunghezze d'onda di un micron circa. In quella gamma di frequenze, insomma, le frequenze sono così elevate che si preferisce fare riferimento alla lunghezza d'onda per descrivere quella frequenza, perché altrimenti dovete utilizzare coefficienti o esponenti enormi. A 1 kHz, guardate, o a 10 kHz, guardate quant'è la lunghezza d'onda dell'onda. 100 km. È enorme. Ok? Poi, mano a mano che aumenta la frequenza, la lunghezza d'onda diminuisce. Fra 10 e 100 GHz siamo a lunghezza d'onda di circa un centimetro. È importante capire come sono legate le applicazioni alle frequenze disponibili, perché ogni frequenza disponibile
utilizza un certo trasmettitore e quindi viene impiegata quella frequenza per una certa applicazione. E qui al centro sono indicate, nella riga di sopra, i tipici mezzi di trasmissione utilizzati, almeno quelli wired. Al di sopra, quindi wire pairs sarebbe doppino telefonico, coppia di cavi doppino intrecciato, cavo coassiale, guide d'onda, fasci laser. Al di sotto è indicato invece long wave radio, short wave radio, microwave radio, il tipo di onda che si sta utilizzando, il tipo di propagazione dell'onda. Buongiorno. Comunicazione in fibra ottica. E qui sotto invece sono indicate le tipiche applicazioni: telefonia, telegrafia, navigazione, AM broadcasting e così via. E qui il nome dato a questo tipo di onde utilizzate: very low frequencies, medium frequencies, high frequencies e così via. UHF forse avete sentito nominare qualche volta, ultra high frequencies. La televisione digitale opera su quelle bande. Andando oltre c'è la gamma del visibile, poi raggi ultravioletti, raggi X, raggi gamma, raggi cosmici e così via. Cominciamo adesso a guardare, a dare un'occhiata a tutti quei 3-4 esempi di mezzi di trasmissione introdotto prima, per vedere in che zone dello spettro vengono utilizzate. Per capire questo bisogna capire bene come vengono, che tipo di trasmettitore ricevitore può essere utilizzato con una certa gamma di frequenze. Allora, voi dovete sapere, o immagino sappiate, che un'onda si può propagare in maniera, nello spazio libero, in maniera direttiva o non direttiva, a seconda della sorgente che lo emette e della lunghezza d'onda di quell'onda. Mi spiego meglio. Per avere una propagazione direttiva c'è bisogno che il trasmettitore abbia dimensioni paragonabili alla lunghezza d'onda dell'onda elettromagnetica che sto utilizzando. Ok? Per ricevere, e facciamo un esempio, se andiamo sui 10 kHz, oppure meglio, andiamo qui, fra 1 MHz e 10 MHz, la lunghezza d'onda è di circa 1 km o 100 metri. Quindi affinché io possa generare un'onda elettromagnetica che si propaga nello spazio in maniera direttiva, quindi va in una certa direzione, e invece di propagarsi in maniera diffusiva, ho bisogno che il trasmettitore abbia una dimensione paragonabile alla lunghezza d'onda di quest'onda. 1 km, 100 metri. Avete mai visto un'antenna che ha dimensione 1 km? No. E infatti in quella gamma di frequenze, con le antenne tipiche che si possono utilizzare nella pratica, 10, 20 metri, 50 metri, la propagazione è comunque diffusiva, perché non riesco a fare una trasmettitore che possa propagarsi in linea diretta. E quindi, essendo diffusiva, si propaga in tutto lo spazio e viene ricevuta in tutto lo spazio. Prego. Lo troverà, lo troverà. E allora è chiaro che invece quando si sale invece con le frequenze, andiamo magari a 10 GHz, 100 GHz, onde radio, microonde, la lunghezza onda è centimetrica, posso fare un'antenna abbastanza grande che è paragonabile alla lunghezza d'onda dell'onda elettromagnetica che sto utilizzando. In quel caso la propagazione sarà direttiva.
E infatti, se avete fatto caso sulle vostre abitazioni, magari avete delle antenne paraboliche. L'antenna parabolica è un piatto che riceve l'onda elettromagnetica trasmessa. Se non orientate per bene la parabola, non prendete il segnale. Perché? Perché quella è un'antenna fortemente direttiva. Quindi se viene orientata nella giusta direzione, capta il segnale ricevuto, altrimenti no. Un altro esempio del perché la lunghezza d'onda è fortemente legata al trasmettitore, lo potete ottenere dall'esempio dell'acustica. Se qualcuno di voi è appassionato di musica, avrà visto qualche volta le casse del proprio stereo, vedrà che gli alti sono prodotti da piccoli altoparlanti, tweeter, molto piccoli. Perché? Perché sono suoni alti, quindi alta frequenza, quindi piccola lunghezza d'onda, basta un altoparlante piccolo. I bassi invece sono prodotti da un altoparlante di grosse dimensioni, più o meno di questa dimensione qui, sulla trentina di centimetri. Perché? Perché sono suoni più bassi e affinché quel altoparlante sia direttivo ha bisogno di una dimensione maggiore, paragonabile alla lunghezza d'onda del basso. Suono basso, bassa frequenza, ampia lunghezza d'onda. Addirittura, se volete sentire suoni veramente molto bassi, serve un altoparlante per produrli molto grande. Se qualche volta vi è capitato andare in un grande concerto oppure in discoteca, alle volte si riesce, non alle volte, i suoni molto bassi si riescono addirittura ad ascoltare con tutto il corpo, perché comincia a vibrare tutto il corpo. Andiamo avanti, facciamo un piccolo esempio. Primo mezzo guidato che andiamo a guardare, doppio telefonico. Viene impiegato in questa gamma di frequenza, tra il kHz e 100 kHz. E viene principalmente impiegato per la telefonia. Il doppio intrecciato è il doppio telefonico, quello che vedete a casa vostra. Niente più di quello, è una coppia di cavi intrecciati. Perché vengono intrecciati? Perché così i due cavi riducono l'interferenza mutua. Se vi ricordate dalla fisica, un cavo percorso da una corrente genera un campo elettromagnetico, con la regola della mano destra, che va a interferire sul cavo adiacente. Se però voi lo intrecciate, il verso della corrente cambia e questi due campi si bilanciano e quindi l'effetto di interferenza è ridotto. Si utilizza essenzialmente per il telefono di casa, ma anche per la rete internet, quindi la rete LAN, il cavo di rete. Operando a questa gamma di frequenze molto basse, ha una banda piuttosto piccola e qui in rete posso utilizzare per trasmettere su questo mezzo guidato è piuttosto basso, e infatti sulla linea telefonica non è che voi trasmettete una rete così elevata. Infatti la linea telefonica è stata pensata per trasmettere la voce, che ha una gamma di frequenze molto piccola, tra i 300 e i 3300 Hz, si può arrivare anche a 6 kHz, ma insomma una piccola gamma di frequenze. Tuttavia però il doppio telefonico viene anche utilizzato per trasmettere segnali a alta velocità nelle reti locali, il cavo di rete. Infatti quando fate un collegamento col cavo di rete avete garanzia di elevati tassi di trasmissione. E allora com'è possibile che un doppio telefonico, una banda passante piuttosto piccola, riesca a garantire alti reti di trasmissione? Beh, la risposta è molto semplice. Quando un cavo non basta ne metti più di uno. E infatti il cavo di rete sono più di una coppia di doppi telefonici messi uno a fianco all'altro. Il secondo esempio che vediamo è il cavo coassiale. La gamma di frequenze che vengono messe in gioco è più elevata, dal megahertz a quasi gigahertz,
questa è la gamma di lunghezze d'onda che vengono utilizzate e la struttura è piuttosto differente, riflette proprio il tipo di onda che si utilizza. Le frequenze sono maggiori, quindi c'è una banda maggiore disponibile, quindi la velocità di trasmissione che può garantire il cavo coassiale è maggiore. Il cavo coassiale ha questa struttura, c'è un filo al centro, poi c'è una strato di elettrico e poi una calza esterna, anche questa, anche questa metallica, quindi c'è sempre una coppia di fili, ma uno è all'interno dell'altro, separato da un dielettrico. E infine la guaina esterna per proteggere il cavo. Perché ha questa struttura? Beh, voi sapete dalla fisica che quando salite con le frequenze, l'onda elettromagnetica comincia non solo a propagarsi attraverso il cavo, ma anche nello spazio, perché quel cavo comincia a irradiare. E voi non volete che l'onda si irradi, si perda nello spazio, perché quello è un mezzo guidato, sta utilizzando quel cavo per guidare l'onda a destinazione. Alla gamma di frequenze in cui il cavo coassiale viene utilizzato, il cavo interno comincia a irradiare l'onda nello spazio e quindi voi, se non mettete il cavo esterno, rischiate che tutta l'onda, la potenza venga dispersa nello spazio e poco arriva a destinazione. La guaina esterna serve proprio a questo. L'onda si propaga fra questi due cavi metallici, quindi fra il cavo interno e la calza esterna, e viene utilizzata per guidare l'onda elettromagnetica nello spazio. Il dielettrico qui serve soltanto a mantenere la corretta distanza fra il cavo interno e il cavo esterno per evitare cortocircuito. L'onda elettromagnetica si propaga nel dielettrico. Dove viene utilizzato? Eh beh, il cavo coassiale l'ho visto tutti quanti, nell'antenna. È il cavo che collega l'antenna della TV di casa. Viene anche utilizzato per la distribuzione della TV via cavo, ma noi non c'è. E infine, l'ultimo esempio che voglio farvi portare a vostra attenzione sono le fibre ottiche. Ci muoviamo a frequenze così elevate che cominciamo a parlare di lunghezza d'onda, che è micrometrica. Vedete, questa fettina di spettro sembra molto piccola. In realtà la banda disponibile è enorme qui, perché questa è una scala logaritmica. Cioè, fra questo punto 10 alla 14 e questo punto 10 alla 15 la scala è compressa. Qui c'è una gamma di frequenze enormi. Ed è questo il vantaggio della fibra ottica. Come vi dicevo, questa gamma di frequenze, il visibile, è descritta spesso in termini di lunghezza d'onda che varia da 700 a 400 nanometri. 700 nanometri siamo al colore rosso, si parla addirittura di colori qui, è luce visibile. 400 nanometri c'è il violetto. Al di sotto frequenze più basse si chiamano infrarosso, chiaramente, e al di sopra frequenze più alte si chiamano ultravioletto. La gamma dell'invisibile è la gamma di frequenze utilizzata nelle fibre ottiche. Che cos'è una fibra ottica? È una guida d'onda dielettrica. Dielettrica vuol dire isolante, non conduttrice, ok? Insomma, è semplicemente un cavo di materiale vetroso oppure plastico che trasmette l'informazione attraverso onda elettromagnetica, luce, e questa luce si propaga nella fibra ottica attraverso il fenomeno della riflessione totale. Cominciamo a vedere com'è fatta questa fibra ottica. Essenzialmente è fatta di due materiali dielettrici con costante di rifrazione differente, uno all'interno più piccolo e uno all'esterno che la ricopre. L'interno si chiama core, cuore, l'esterno si chiama cladding, mantello, e poi dopo c'è una guaina isolante che lo protegge. Coating o jacket, insomma, la guaina esterna.
Qual è il fenomeno di propagazione che sfrutta? Quello della riflessione totale. E penso che l'avete visto molto spesso anche voi. Voi sapete che un'onda elettromagnetica, quando si propaga in un mezzo, si propaga a una certa velocità. Quando poi attraversa la superficie di separazione fra due mezzi, l'onda incide la superficie di propagazione e quello che succede è che una parte dell'onda viene rifratta e una parte dell'onda viene riflessa. Ok? La porzione di onda rifratta e riflessa dipende dall'angolo di incidenza dell'onda. Se voi prendete la finestra di casa e la orientate, se la mettete perpendicolare a voi, angolo di incidenza 90 gradi, tutta l'onda elettromagnetica che proviene dalla riflessione di un oggetto, della luce del sole, quindi il sole urta un oggetto che sta davanti a casa e riflette una parte dell'onda verso la casa. Voi guardate quella scena attraverso il vetro della finestra e siccome l'onda incidente è a 90 gradi, quasi tutta la parte di onda viene attraversa la finestra e raggiunge i vostri occhi. E la finestra appare come trasparente. Se invece ruotate la finestra, fino a che l'angolo di incidenza dell'onda è molto basso, voi cominciate a vedere che la finestra si comporta come uno specchio. Altro esempio, se state su un lago e guardate i vostri piedi, angolo di incidenza 90 gradi, vedete il fondo del lago. Se guardate invece in lontananza, angolo di incidenza pochi gradi, vedete le montagne riflesse nel lago. Questo è il principio che si sfrutta nella fibra ottica. Qui purtroppo il proiettore non è di grossa qualità, ma si vede che qui c'è un cilindretto di materiale plastico o vetroso. Sarebbe il core, il nucleo centrale. Un materiale con una certa costante di indice di rifrazione, ad esempio l'acqua nell'esempio del laghetto prima. All'esterno c'è un altro materiale con un altro indice di rifrazione, l'aria. Nella fibra ottica invece è il cladding, un altro materiale vetroso, ma l'importante non è che il materiale in sé, ma il suo indice di rifrazione. L'importante è che ci sono due materiali con indice di rifrazione differenti, così c'è una superficie di separazione. In questo esempio il materiale interno è questo cilindretto vetroso con un certo indice di rifrazione, il materiale esterno è aria con un altro indice di rifrazione. C'è una sorgente luminosa abbastanza direttiva, in questo caso un laser, e a seconda di come viene emessa questa sorgente luminosa all'interno di questo cilindretto, quindi l'angolo di incidenza di questo laser, in questo caso è abbastanza piatto, vedete? Se lo mandate in questa direzione tutta l'onda passa. Se inclinate il laser, qui si vede che la luce si propaga attraverso il mezzo, il cilindretto di plexiglass, probabilmente un materiale vetroso, e qui, alla superficie di separazione fra cilindretto e aria, avviene il fenomeno di riflessione totale, lo vedete? Eccolo qui. Insomma, quel raggio luminoso, se introdotto nella guida, per questo si chiama guida d'onda, perché sta guidando l'onda elettromagnetica, in questo caso luce, se viene introdotto con un angolo di incidenza piuttosto basso, la gran parte della onda elettromagnetica emessa, quindi la luce, si propagherà attraverso il fenomeno della riflessione totale e aggiunge a destinazione. Quindi poca parte di luce viene persa per rifrazione, gran parte della luce, quasi la totalità, viene trasmessa in arriva in ricezione attraverso il fenomeno della riflessione totale. Questo che significa? Che c'è bisogno di basse potenze, perché quasi tutta la potenza che utilizzo per trasmettere me la ritrovo in ricezione. I vantaggi della fibra? Appunto, bassa attenuazione, quindi posso fare una trasmissione su lunga distanza con pochi ripetitori. Grande capacità di trasporto, perché ha una banda molto grande, enorme. Immunità a interferenze elettromagnetiche, in realtà ha interferenze elettromagnetiche di altro tipo, su altre gamme di frequenze. È chiaro che se io affianco alla mia fibra ottica ci metto un cavo che porta un cavo coassiale, siccome lavorano su frequenze differenti, gli uni daranno scarse interferenze sugli altri.
l'unica interferenza che può nuocere è un'interferenza su quella lunghezza d'onda, luce. Ma io ci ho messo all'esterno una guaina isolante, insomma, una guaina plastica di materiale opaco, e quindi non entra luce all'interno, e quindi non entra interferenza. Peso e ingombro modesti, bassa potenza contenuta nei segnali, ottima resistenza alle condizioni climatiche avverse, chiaramente non è un cavo metallico che si arrugginisce, adatta a comunicazioni sicure perché è un po' difficile intercettare l'informazione all'interno di una fibra ottica. Hanno così tanti vantaggi le comunicazioni, le fibre ottiche hanno così tanti vantaggi che vengono impiegati per la quasi totalità delle comunicazioni, o meglio, quasi tutte le comunicazioni, dei grossi rami di comunicazione, avvengono su fibra ottica. Anche le comunicazioni cellulari, dal cellulare arriva wireless alla stazione base, ma poi la stazione base è collegata alla rete telefonica nazionale, che si chiama anche PSTN, Public Switched Telephone Network, rete telefonica nazionale, con una linea in fibra ottica. Anche il telefono di casa, voi alzate la connetta del telefono, parlate, lì il segnale telefonico si propaga sul doppino telefonico che arriva alla prima stazione, ma da lì in poi il segnale viene convertito e le comunicazioni passano su fibra ottica. In questo grafico c'è un piccolo disegnino delle linee di comunicazione transoceaniche, ce ne sono piuttosto tante. E infine il canale radio, quindi propagazione spazio libero. La gamma di frequenze varia dal kilohertz ai 100 GHz e oltre. In realtà adesso sì, 100 GHz e oltre. E anche qui le applicazioni sono caratterizzate dalla frequenza dell'onda che viene utilizzata. Ci sono essenzialmente due modi di propagazione delle onde in spazio libero, che sono quelli che vi ho anticipato prima: la diffusione e la propagazione in linea di vista. Per basse lunghezze d'onda la propagazione in genere è diffusiva. Perché? L'abbiamo detto prima, perché per avere una propagazione riduttiva servirebbe una antenna trasmittente che ha dimensioni paragonabili alla lunghezza d'onda, ma in questa gamma di frequenza le lunghezze d'onda sono dell'ordine 100 metri, 10 metri, quindi magari avere antenne così grandi o del chilometro è piuttosto difficile, per cui la propagazione è sempre diffusiva e quindi si hanno un certo tipo di applicazioni. Se si sale con la frequenza, la lunghezza d'onda diventa piuttosto piccola, si possono fare facilmente antenne direttive e la propagazione diventa in linea di vista, quindi direttiva. Radiodiffusione è la gamma di frequenze più basse, proprio perché in questa zona la propagazione è diffusiva, quindi si propaga in tutte le direzioni dello spazio. L'utilizzo principale che se ne fa è per la modalità di trasmissione broadcast, quindi un trasmettitore e tanti ricevitori, è il modo più semplice. E infatti, se andiamo a guardare quel grafico di prima, le varie applicazioni tipiche sono navigazione, AM broadcasting, radio amatoriale, televisione. Ci sono tre tecniche trasmissive differenti a seconda della frequenza dell'onda che sto utilizzando. Ground wave, l'onda si propaga seguendo la curvatura terrestre,
e attraversa bene gli ostacoli. Perché attraversa bene gli ostacoli? Beh, ve ne rendete conto con un esempio piuttosto semplice. Sempre con lo stesso motivo che ho detto prima, un ostacolo per bloccare un'onda deve avere una dimensione che è paragonabile alla sua lunghezza d'onda. Guardate ad esempio uno scoglio nel mare. Se lo scoglio ha la dimensione di un metro, ma l'onda incidente ha lunghezza d'onda di decine di metri, 3, 4, 5 metri, l'onda urta lo scoglio, ma fra virgolette gli passa attraverso. Voi vedete l'onda anche dietro lo scoglio, quindi quella piccola onda, o anche una mano, e una mano al mare non può certo fermare o cambiare l'onda che vi arriva, perché ha una dimensione, il mio palmo della mano, piuttosto piccola rispetto alla lunghezza d'onda dell'onda. Viceversa, se voglio bloccare o ostacolare un'onda al mare, ho bisogno di un molo, quindi un oggetto che abbia dimensioni paragonabili alla lunghezza d'onda, quindi dei metri o decine di metri. E allora è chiaro che se io sto in questa gamma di frequenze AM broadcasting sul megahertz, in cui la lunghezza d'onda ha dimensioni del chilometro, o centinaia di metri, per bloccare quell'onda ho bisogno di un ostacolo che ha dimensioni del chilometro. Sto parlando soltanto di montagne, altrimenti l'onda si propaga. E quindi è chiaro che per applicazioni tipo navigazione io voglio esattamente questo, un'onda che non trovi difficilmente degli ostacoli. Quindi questa è l'applicazione principale. Non voglio che il mio segnale di SOS venga bloccato da un palazzo o da una montagna se mi trovo in mare aperto. Quindi ho bisogno di un'onda che si propaga facilmente nello spazio e a grosse distanze. La seconda tecnica di propagazione è la ionospheric. Il segnale viene rifratto dalla ionosfera e in questa maniera si riesce anche a superare la curvatura terrestre. Perché? Perché l'atmosfera, sapete che è stratificata, ci sono diversi strati, ogni strato ha un indice di rifrazione differente, e quindi l'onda elettromagnetica, quando viene puntata verso l'alto, andando a incontrare strati a indice di rifrazione differente, viene curvata, e in questa regione, con la tecnica di trasmissione ionospheric, il segnale viene rifratto all'ionosfera, curva e riarriva di nuovo a terra. In questa maniera si possono ottenere grosse distanze anche superiori alla curvatura terrestre. E infine line of sight, il collegamento in linea di vista, cioè io l'antenna ricevente la devo per forza vedere. Chiaramente in questo caso siamo invece limitati alla curvatura della terra, più o meno a distanza di circa 50 km, poi dipende insomma a che altezza si mette un trasmettitore e ricevitore. Qualche esempio invece di trasmissione direttiva, cioè alle microonde. Alle microonde stiamo a lunghezze d'onda molto elevate, a frequenze molto elevate, quindi lunghezze d'onda molto piccole, e quindi la propagazione è direttiva. Un'applicazione tipica sono i ponti radio. Che cos'è un ponte radio? È una trasmissione punto punto, in cui c'è un'antenna trasmittente molto direttiva che punta verso l'antenna ricevente, anch'essa molto direttiva. La gamma di frequenze che vengono in genere utilizzate è fra i 3 e i 30 GHz, quindi piuttosto elevata. Avendo una frequenza molto elevata, io ho una banda disponibile piuttosto grande, e quindi le reti di trasmissione che posso utilizzare sono abbastanza grandi. Si tratta di una comunicazione punto punto bidirezionale in genere, e le due antenne chiaramente devono essere poste in linea di vista, non solo devono essere poste in linea di vista, ma devono avere anche un fascio trasmittente molto direttivo che orienta la potenza trasmessa in quella direzione, e un fascio ricevente molto direttivo che è capace di captare la potenza ricevuta da quella direzione.
Quali sono vantaggi e svantaggi? Ebbene, i grossi vantaggi sono che è possibile utilizzare i ponti radio in luoghi isolati o poco accessibili o addirittura non accessibili del tutto. Immaginate che dovete attraversare un solo pubblico e non avete il permesso di scavare e stendere un cavo, oppure immaginate che dovete attraversare una zona molto impervia, dove magari non ci sono strade, difficile stendere un cavo, più facile fare una coppia di antenne, trasmettitore e ricevitore, magari su due alture, e io riesco a comunicare in maniera facile senza stendere un cavo, quindi minori costi. Infatti il costo è inferiore su lunghe tratte. Gli svantaggi invece sono che l'attenuazione è in genere maggiore, perché l'antenna, pur direttiva che sia, ha comunque un fascio piuttosto ampio, di qualche grado, e quindi comunque la parte della potenza viene non captata dall'antenna ricevente e quindi va persa. L'attenuazione è anche variabile con le condizioni atmosferiche: se c'è pioggia l'attenuazione è maggiore, se c'è nebbia l'attenuazione è differente. E poi c'è anche un'interferenza dovuta alla propagazione per cammini multipli. Che vuol dire? Che se voi avete un'antenna trasmittente e una ricevente poste in linea di vista, la propagazione non avverrà soltanto attraverso il segnale linea di vista, ma anche a riflessioni causate da oggetti che vi sono attorno nell'ambiente, ad esempio il terreno. In questo caso quello è un eco, l'equivalente per i segnali audio è quello dell'eco. Questo causa un'interferenza fra i due segnali. Se i ritardi di propagazione fra questi due segnali, onda diretta e onda riflessa, è piuttosto elevato, arrivano addirittura in momenti differenti e quindi il fastidio è percepibile, l'interferenza è grave. Se arrivano allo stesso momento, ci arrivano comunque con ampiezze differenti, quindi con attenuazioni differenti fra loro. Non solo in ampiezza, anche in fase, quindi l'onda trasmessa ci arriva con fasi differenti. E quindi queste due onde ricevute si potrebbero sommare in opposizione di fase e quindi annullarsi, oppure in fase e quindi addirittura amplificarsi, e quindi avremo un'antenazione che è variabile nel tempo, si chiama fading. E in più interferenze dovute ad altre stazioni, perché non siete gli unici a utilizzare quel metodo di propagazione, ci sono anche altre antenne che possono causare interferenze. Le principali applicazioni dei ponti radio sono per la trasmissione a lunga distanza del traffico telefonico, televisivo e radio, e la trasmissione può essere analogica o digitale a seconda del tipo di segnale che viene impiegato. Va bene, prima di fare quest'altro esempio ci fermiamo un attimo e facciamo una breve pausa.